Buonasera Londra, mi trovo a casa di mia moglie nelle Marche, siamo qui in vacanza e tiriamo fuori il solito tema. Ma d'estate si ingrassa o si dimagrisce? Perché alcune persone mettono peso, altre lo perdono? Scopriamolo! Ovviamente la risposta è il deficit o l'eccesso energetico. Il punto è che tante persone leggono sulle riviste, su internet, una serie di supercazzole, come d'estate prendi il sole attiva la vitamina D, la vitamina D non è importante soltanto per il metabolismo delle ossa. Oggi sappiamo che quasi tutte le cellule del nostro corpo hanno dei recettori per la vitamina D, anche gli ormoni gonadici, anche i muscoli, anche gli adipociti. E quindi sembrerebbe avere un effetto benefico sulla composizione corporea un aumento di vitamina D, ma ovviamente non può giustificare l'acquisto o la perdita di peso solo questo fattore. Un'altra cosa che possiamo leggere è la circannualità dei nostri ormoni, per cui per esempio i livelli di testosterone d'estate col caldo sono più alti, abbiamo più alti gli ormoni anabolici, lipolitici e quindi anche questo ci dovrebbe far dimagrire e eventualmente anche mettere su massa muscolare? Ovviamente no, perché parliamo di variazioni che non vanno a inficiare in modo rilevante sulla composizione corporea. D'estate abbiamo il testosterone più alto, bene, ma non è che diventiamo più muscolosi e più magri. Un altro fattore che si può leggere è che grazie al fatto che il cortisolo, se siamo in vacanza, si abbassa perché siamo meno stressati, allora il cortisolo, siccome può incidere principalmente sul senso della fame e sazietà, nel senso che quando il cortisolo si alza ci mette più fame. Ha poi degli effetti secondari, ma parliamo di livelli veramente da Auschwitz, sulla conversione degli ormoni tiroidei e sull'accumulo a livello adipocitario nella zona addominale e viscerale del grasso. Meno cortisolo, più siamo magri. Purtroppo non funziona così, perché il cortisolo è un ormone catabolico che si attiva proprio durante il dimagrimento. Chi inizia la dieta magari ancora non stimola in modo importante questo ormone, ma mano a mano che noi andiamo avanti col nostro piano alimentare e perdiamo via via più peso, ci allontaniamo dal nostro punto di equilibrio, il set point, il cortisolo, come tutti gli ormoni catabolici, si alza, è inevitabile. Non possiamo perdere peso senza attivare fisiologicamente il nostro cortisolo. E quindi non è il sole, non è lo iodio del mare, non sono i cicli circadiani circannuali, non è il cortisolo che cosa ci fa ingrassare o dimagrire il nostro stile di vita. Se noi siamo di quelle persone che durante l'anno fanno un lavoro d'ufficio, vanno al mare, vanno a piedi in spiaggia, si muovono di più, a mezzogiorno ci mangiamo una bella insalatona e non il primo, il panino e gli snack, eccetera, 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 aumentiamo il consumo di frutta riducendo altri alimenti più densamente energetici, d'estate in vacanza perderemo peso. Abbiamo aumentato il net, la spesa energetica non indotta dall'allenamento, abbiamo migliorato la densità energetica dei cibi che introducevamo e quindi meno energie. Il bilancio ha fatto sì che fisiologicamente, magari senza fare i particolari sforzi, in questo periodo siamo riusciti a perdere peso. Dall'altra parte, però, ci sono quelli come me che d'estate vanno in Puglia, vanno dai parenti e allora aperitivi, mangi, bevi alcol, che non bisognerebbe esagerare, e quindi che cosa succede? Che per esempio l'alcol sopprime la sazietà, ci inibisce il centro del controllo della fame e mangiamo di più mediamente quando beviamo. Se fai gli aperitivi, normalmente se ti va bene trovi il pinzimonio, se no soltanto cose densamente energetiche.
in vacanza ti lasci andare e acquisti peso. È inutile così andare a cercare chissà che ragione per cui ci succede una cosa o ce ne succede un'altra, è semplicemente il nostro stile di vita, quello che introduciamo, che andrà a decretare in questo periodo se perderemo peso oppure lo acquisteremo. Fatemi sapere nei commenti a voi che cosa succede, se siete quelli come me che d'estate vanno di più all'ingrasso, oppure se siete più fortunati, siete più bravi e riuscite anche in vacanza a mantenere un'ottima composizione corporea. Ci vedremo comunque con altri video, ma chi incomincia ad andare in ferie, gli auguro delle buone vacanze e al prossimo video. Non vi pubblicizzo neanche Project Nutrition, tanto lo sapete, se volete un libro per l'estate, no, la sto facendo la pubblicità, vabbè, se volete portarvi un libro in spiaggia, non è un libro leggero, però può essere un buon momento per apprendere tutte le informazioni che ci servono per migliorare la composizione corporea e la salute. Project Nutrition e al prossimo video. A presto!